ボンジョルノダラトスカーナ、イージーフィレンツェのトムコです。今日はパッセラ広場にありますジェラートやジェラテリアデラパッセラにお邪魔したいと思います。アンディアーモ。ボンジョルノ。ジェラテリアのシンチアさんです。ではちょっと質問したいと思います。Allora, quando è stata aperta questa gelateria? Allora, la gelateria l'abbiamo aperta nel luglio del 2010. Ora. Quasi 11 anni a luglio, faremo 11 anni. Per passione del gelato da dove viene? Un caso, è tutta un caso fortuito. In realtà io ero appassionata di fare, di creare con la catena del caldo, quindi fare dolci, primi, secondi, quindi già facevo qualcosa perché gestisco il bar con mio marito. Qua io il gelato non sapevo neanche come si poteva fare a farlo. Mio marito, che gli viene l'idea di dire apriamo una gelateria qui in Firenze, di fronte appunto al bar, e io sono dovuta andare a imparare a fare il gelato, perché una buona, diciamo, paletta per mangiare il gelato, perché mi è sempre piaciuto, ma non sapevo come si poteva fare a creare questo prodotto. Quindi sono andata alla Gelato University a Bologna e grazie, insomma, agli studi che ho fatto e al mio insegnante Gianpaolo Valli, ho trovato un nuovo lavoro che mi dà tantissime soddisfazioni. Gli ingredienti da dove vengono? Cioè, dove trovo? Gli ingredienti cerco di rispettare il più possibile, come si suol dire, a chilometro zero, cioè prodotti toscani. È chiaro che la vaniglia, il cioccolato, il caffè, ma già anche il pistacchio e la nocciola non possono essere toscani. Quindi ho però rispetto per tutto quello che sono prodotti naturali, reali e di stagione. Quale gusto più presentativo di questa gelateria, quello più, ma ci sono tanti, però uno di più. Allora, molti appunto mi chiedono il mio gusto Monna Lisa, che in questo caso era un gusto che io ho dedicato alla Gioconda, che tra virgolette è nata a pochi metri da questa gelateria, perché il 15 di giugno festeggiamo il suo compleanno. E il primo anno in cui cominciò il festeggiamento della Gioconda, gli volli regalare un gusto, dedicare un gusto, pensando agli ingredienti che si potevano trovare in quel periodo qui in Toscana. Infatti si tratta di una crema in base uova, quindi latte e uova, dolcificata con del miele di castagno. Poi vi è inserito all'interno una purea di mele cotte. Io prediligevo le mele campanine, adesso in questo periodo non si trovano e uso le mele renette. E quindi faccio questa purea di mele cotte, la inserisco all'interno di questa crema. Poi viene profumata con un po' di acqua di fiori di arancio e poi viene intromesso in esterna dell'uvetta reidratata nel nostro vin santo e delle noci toscane. Possiamo vedere come si fa? Guarda, ho tutti gli ingredienti di là apposta per te. Perfetto. Deva Monna Lisa no gelato, dove ni tsukuru ka misete itadakimashou. Monna Lisa com'è composto? In pratica prima bisogna creare la nostra miscela, dove all'interno c'è latte, torli d'uovo e i nostri zuccheri. Io uso di solito inserire 4 tipi di zucchero, perché fa un bilanciamento per abbassare il punto di dolcezza, il pod. Quindi in questa base c'è il saccarosio, il destrosio, delle nuline e del trealosio, quindi latte, uova e zuccheri. Come legante uso soltanto della farina di semi di carruba, ok? Quindi quando noi abbiamo pastorizzato la nostra base, la nostra miscela, con ingredienti reali e naturali e freschi, ne prendiamo un quantitativo e ci andiamo a inserire che cosa? Una purea di mele cotte che produciamo direttamente qua in gelateria con le nostre mele renette. Mele renette che facciamo cuocere con una parte di mela e un quarto di zucchero.
La facciamo bollire con tanto chiaramente di buccia, tolto soltanto il torsolo, e la riduciamo in purea e viene questa salsa, purea di mele cotte. Poi all'interno quindi mescoliamo la nostra purea di mele cotte e la nostra miscela. La andiamo a profumare con una parte di acqua di fiori di arancio, fatta appunto con le zagare, i fiori degli agrumi. Poi, fatta la nostra miscela composta, la andiamo a inserire nel nostro mantecatore e nel momento in cui esce, andiamo in intromissione in esterna a inserire dell'uvetta che abbiamo reidratato nel vinsanto, quindi resa morbida con il vinsanto, e dei garigli di noce toscani o quantomeno il più possibile della zona intorno alla Toscana. Ora, in questo caso, come vedete, io ho delle noci di Romagna. Ok? Quindi adesso andiamo a fare la nostra miscela. Come vedete, questa è già la pesatura ideale per il nostro quantitativo. La andiamo a inserire all'interno del nostro emulsionatore. Bisogna recuperare per bene. Non ci rimane che andare direttamente nella nostra macchina che creerà il nostro gelato, cioè il mantecatore, che è quella macchina dove tramite il freddo e l'inglobamento dell'aria formerà il nostro gelato. Lo facciamo sgocciolare dall'eccesso di vinsanto che abbiamo inserito per idratarlo. Sentite il profumo del vinsanto che viene fuori. È creato con ingredienti, come avete potuto vedere, davvero semplici: uova, latte, zuccheri, un po' di miele di castagno, poi c'è dell'uvetta reidratata nel vinsanto e noci e una purea di mele cotte. Ingredienti che si potevano trovare appunto nel periodo del Rinascimento, durante la nascita di Monna Lisa. Adesso andiamo a estrarre il nostro gelato. Andiamo a inserirci la nostra mistura. おいしさの秘密を探りに来ましたが、陳知屋さんもおっしゃる通り意外とシンプルで驚きました。しかし、このシンプルさの裏に決して真似できない技があるのです。科学をベースにした緻密な計算の上に芸術家の感性が加わった彼女が作り出すジェラートはまさにフィレンツェの職人芸術です。 トスカーナならではの材料を使った新しい味を準備中とか、とっても楽しみです。 E a voi il Monna Lisa. Ora noi l'assaggiamo però, eh. Nostra coppetta di Monna Lisa. Itadakimasu.
リンゴで軽くオレンジの香りもして、このヴィンサントに浸した干しぶどうがまたすごくいい、リンゴといい相性ですね。ここのジェラートは甘さがまた控えめなんです。いくらでも食べれるって感じですね。他にも魅力的な味があります。7つのクリームや西洋菩提樹やラベンダー、カモミールを使った味、夏にはミントたっぷりのモヒートもおすすめです。少し苦みのある大人のコーヒー味は食べた後も口の中に香りが残ります。フィレンツェお越しの際は情熱があふれるチンチアさんのジェラートをどうぞお試しくださいね。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、いいねお願いします。またフィレンツェでお会いしましょう。アラプロッシマ。